Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Prodotti beauty finiti perché ne ho veramente tanti. Come avete visto dalla miniatura, questa è tutta la busta bella grossa, ma veramente bella grossa. Questa volta sono riuscita a riempire la bustona e infatti tra poco dovrò andare tutto a buttare via nell'immondizia. Non penso che terrò più nulla, come ho fatto fino a questo mese, perché è veramente troppo, troppo, troppo piena. Allora, come primo prodotto ho terminato sempre il mio amato Vidal Mantovani, eccolo qua, che è stra, molto buono. Aspettate, mi metto qua, perché sennò così non vedete bene. Ecco qua, questo qui è il mio prodotto, il nostro, anzi, perché anche mia nonna lo usa. E si trova molto molto bene, si trova benissimo. Non so come più parlare, però vabbè, avete capito. Questo è il prodotto in sé, molto buono, ma anche e soprattutto molto 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 come dire, profumato, mi piace. Ha una buona, come si può dire, profumazione. Mi piace anche perché, allora, la gardenia è il mio profumo preferito, quindi wow, è fantastico. Ve lo consiglio se lo trovate di Gotà, non lo so, nelle varie saponerie da voi, no? Da noi qui c'è sapone profumi Douglas, e oh, vabbè, anche Sephora, però vabbè, niente. Allora, un altro, no, aspettate, cosa ho tirato fuori? Niente. Un altro Vidal Mantovani, no scusate, Mantovani o Prolita Naso, non ci fate caso. Mantovani ipoallergenico, bagno neutro, formula extra delicata, ed è questo. Questo qui, wow, top, fenomenale. E mi strapiace, alla vaniglia. Vaniglia è fenomenale, wow, top, mi è piaciuta. Wow, vabbè. Non ce n'è come la vaniglia. Aspettate che metto questo qua su, qua giù, perché sennò non ci stanno le robe. Che devo mettere? Vabbè. Poi tanto metto a posto, ovviamente. Allora, qua ce n'era un formato da 400 ml. Ecco qua, ve lo faccio vedere. 400 ml. Poi un altro Vidal, perché mi sto tutta bagnando? Non capisco, perché era in doccia questo, madonna, cosa tutto, vabbè, gardenia, anche questa è un'altra gardenia, doppione, sempre da 400 ml, tutto bagnato, via, complimenti, devo metterlo di qui, scusate se sparisco dalla fotocamera. Ah, questo è un detergente intimo che avevo appena messo poco fa. Questo detergente intimo, come mi ci sto trovando benissimo, ed è della Venus, top, fenomenale. Come questo in genere, anche quello dell'Eurospin non è male, Malve Camomilla, ottimo. Poi un altro doppione, terzo doppione della gardenia, sempre Mantovani. Non mi dilungo più di tanto, tanto già lo sapete che mi piace. Un altro Vidal olio di argan, tutto zozzoso, però vi dico che tutti queste fragranze ci piacciono. Poi. Ci sono dei doppioni che vi ho già fatto vedere e evito di farveli vedere, che sarebbe questo qua, già l'ho fatto vedere, ma l'ho già terminato e ne ho rimesso un altro, ma ecco qua, questo della casa, oltre che beauty della persona, ma anche della casa, Texal Marsiglia,
ci è piaciuto, è un bel profumo, non è molto stucchevole, ma va bene lo stesso, nel senso che va bene per quanto riguarda come pulisce, però l'odore è bello, ma non è come quello di una volta. Non è male, pensavo peggio. Questo lo metto per terra, non devo evitare di fare casino. Poi, allora, cosa ho terminato qua? Ho terminato un'altra gardenia, ovviamente, quella qua. Già, vado veloce per non farvi annoiare troppo. Poi, all'ultimo vi faccio vedere, anzi no, adesso subito, vi faccio vedere il pantene. Non ho terminato, non uno. Però anzi li sto buttando perché mi fanno un prurito schifoso al cuoio capelluto, e non per il caso. Non uno, ben due, ma ben tre. Se li trovassi, se no, ami, pazienza. Come li ho messi? Non li trovo. Comunque, vabbè, sono questi due pantene. Cioè, mi fanno dire un prurito assurdo, assurdo, un prurito, non so come si dice, però ci siamo capiti, mi fanno gratta al cuoio capelluto, quindi no, non mi dispiace, ma Pantene per me è bocciatissimo. Allora, un flaconcino, anzi un flacone bello grande, da 250 ml di prodotto, e sarebbe questo qua, vedete? C'è scritto qua. No, per niente, basta, basta Pantene. Ora mai utilizzo altro, poi se casomai mi stufo di tutti quelli che sto utilizzando, passerò altro, non lo so, vediamo, altri tipi di marche. Vidal, anche questo, Vidal, Madonna. Poi questo è tutto macchiato, perché? Boh, vabbè, ce n'è ancora? No, non ce n'è più, no, non ce n'è proprio. Al mondo, allora, mando le carite. Bagno doccia, body wash, ok, doccia crema, addolcente, burro di karité, olio di mandorla, Hydra Dermal Complex, ok, Global Animal Test Polish, vabbè ho capito, cruelty free, che poi non so cosa quanto possa essere, ma... Penso di aver capito che non è testato sugli animali, va benissimo. C'è scritto anche qua, vedete il logo qua sopra della Vidal, questa è Vidal. E il flacone da 200, sì, ciao, da 500 ml di prodotto, 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, vedete? Eccolo qua. Nulla di che, nulla di speciale. Se mi è piaciuto, l'ho ricomprato, sì, l'ho ricomprato. Però ho finito una cosa che mi è poco piaciuta, ovvero che fa un prurito pazzesco, l'odore è buono ma non tanto, cioè vale a dire che è buono ma è troppo stucchevole, gli odori troppo stucchevolissimi alquanto mi danno alla nausea. Sapeva di sciroppo, ecco cosa mi riferivo l'altra volta. A questo bagno doccia, no, bagno, scusate, bagno schiuma, sì, no, bagno doccia. Melograno, Natura Verde, Natural Beauty, Melograno, bagno schiuma, vabbè, shower gel, rigenerante, che ha fatto un prurito bruttissimo e schifoso, l'odore è buono ma stucchevolissimo alquanto, e quindi nulla da fare, nada de nada, buono ma bocciato, poi non mi piace tutto, no, era buono ma stucchevole, quindi... È un ni, ma che un bocciato, diciamo la verità. È troppo stucchevole, quindi alla fine voglio dire per forza di no. Voi direte, ma ci stai dicendo di sì o di no? Sprecati. Sì, vi dico di no perché non mi è piaciuto. Era che vedete qua, cioè, no, non fa. Bocciato, quindi. Profumazione troppo, sapeva di... Come si chiama quelle medicine che danno ai bambini piccoli alla fragola, tipo sciroppo, esatto. Lo sciroppo era schifosamente brutto come odore, brutto, lo sciroppo. Questo sapeva di sciroppo, non mi piace, punto. Per carità, no, bocciato. Sto lo metto di qui. Sì, io ve lo dicevo che facevo danni qua. Vabbè, metto di qua, va. Metto di qui.
qua sposto. Scusate ragazzo, ma mi tocca andare di là. Poi ho terminato il Curasept, consigliato sempre dalla mia amica Stefi. Stefina, il mondo di Stefi, di Stefania, che lei mi ha consigliato tanti bei prodotti, ma io ovviamente utilizzo tutti quelli che lei mi dà perché mi piacciono tanto, anche perché lei è bravissima a regalarmi i prodotti, ma che brava che me li consiglia. Quindi grazie Stefi, un bacione. Questo mi è stato non utile, utilissimo, ancora più di più, utilissimissimo. Curasept, molto buono, le gengive, spariva il gonfiore, spariva tutti i fastidi di tutto questo mondo. 6 mesi di pausa dalla scadenza dell'apertura. Flacone, quant'era qua? Aspettate che ve lo dico, perché non mi ricordo mai quanto l'ho pagato. Questi saranno costati comunque, tutto quello che vi ho fatto vedere, intorno alle 2-3 euro, non ricordo neanche, l'1 euro, non mi ricordo, no, 1 euro è impossibile, intorno alle 2 euro qualcosa, il bagno doccia, bagno schiuma, Vidal e quant'altro. Mentre quello del melograno intorno all'1,79 può essere, non mi ricordo neanche più, comunque una cosa del genere. E questo quanto è costato? Boh, non vi è scritto qui. Ah, aspettate. Niente. No, non si è scritto proprio niente. Comunque, boh, vabbè. No, sto guardando qua quanto ce n'è di prodotto. Ah, sì, non lo vedevo. Dovevo girare qua, vedete. 200 ml di prodotto. Eccolo qua. E questo era il flacone stesso. La boccetta, la bottiglietta. Già. Ora lo ripongo qua dentro. Poi quando vado a rifare la raccolta indifferenziata c'è lo cestino. Poi vado veramente veloce adesso. Allora, ho terminato Oral-B, anche questo male ma non malissimo per niente, non bocciaterrimo, ma è anche un promosso, una via di mezzo. Perché dico così? Perché non è poi così male, ma non fa neanche un alito così schifoso, diciamo è profumato che non, cioè fa, è giusto pulizia che deve fare, pulisce bene e l'alito non è poi così, vabbè. Non devo stare lì a dire dettagli, però si sa che non è male per niente, dai. Ho sentito dire pareri che sotto i miei commenti, sotto i commenti di altri miei video, dicendo che non è male, quindi va bene, accetto. No, ci mancherebbe altro, quindi ho detto va bene, lo riprendo e l'ho ripreso e l'ho finito, perché io faccio così. Prendo i collettori, ne metto in quantità industriale. E poi vabbè, no comment, li finisco quasi sempre, in tutto in 2 o 3 settimane. È la verità. Questo quant'era? Ah sì, da 500 ml di flacone di prodotto. Vedete? Già, non so se si capisce. E niente, questo è quanto. Per un paio di... Vabbè, non stiamo qua a dire troppo, comunque. Questo era quanto. Allora, capelli antiforfora, shampoo lenitivo, anticomparsa per 4 settimane. Capelli normali, vabbè, io li ho ricci, ma ricci che più così non si vede. E vabbè, adesso la coda, non ci fate caso, anzi, anche se me la vedete, sapete che i capelli sono quelli, ricci e vabbè. Me la apro, profumazione, non c'è che dire, fantastica, sa di, come si può dire, non papaya, pompelmo, neanche, è un profumo esotico che non ce n'è da nessuna parte. Questo quando lo metto in doccia, che lo applico per massaggiarlo sulla testa, sulla cute, insomma, per tutto quanto, la testa, per tutta la testa, parla come mangi, non è male per niente, anzi. Mi fa stare bene, mi coccola tutto quanto quello che volete voi, buonissimo. Quindi è fantastico. Provatela anche voi perché vi troverete bene. Poi davvero, fate 2 o 3 volte
due applicazioni di shampoo, di quante noci di shampoo volete voi, noci sarebbe a dire di quante quantità volete voi di noci e di prodotto, e poi sciacquate, anzi prima di sciacquare contate o non lo so, mettete i minuti, il timer per sapere quanto tempo vi rimane di posa, e poi lo risciacquate ovviamente, tutto lì. Sperando che mi sia spiegata, ovviamente. Già. Poi, anche qui ho cambiato la testolina, anche qui ho cambiato la testolina al mio spazzolino, non mi si dice elettrico, perché l'altro era andato a farsi pentito, però non funzionava perché sì, io li consumo spazzolino elettrico, ovvero mi lavo sempre i denti, quindi ho avuto bisogno di per forza di, dice, di cambiare lo spazzolino elettrico, non mi rimetto a termine. Comunque questo mi ci trovo bene ed era Oral-B, vedete, Oral-B, ed è strabuono, quindi non devo, non ho di che lamentarmi. Questo non so dove metterlo, però lo metto per terra e poi lo vado a recuperare, ovviamente. Aiuto. Altri due prodotti e ho quasi terminato. Questi sono, aspettate un secondo, Sensodyne, che non lo termino più perché tanto non ce la faccio. Se non lo termino, e poi quello che c'è, c'è, quello che non c'è, ciccia, ce l'ho avuto. Questi sono due prodotti da recensirvi, perché anche se ce l'ho ancora, raga, non so più come prelevarlo, neanche non lo taglio, ma non ci penso neanche. E quindi, vabbè, uno è Sensodyne, come vi stavo dicendo, ed è strabuono, e l'altro è di menta dente, pulisce sia denti che lingua in modo benevolo e beneficevole. Non so come si dice, comunque, se ci siamo capiti, fa una pulizia stratosfericamente buona ed eccellente. Top. Poi, queste sono, allora, queste delle due scatole, che una è costata, aspettate, no, non c'è il prezzo, comunque, stanno 2-3 euro, no, 3 euro è impossibile. Comunque questo, ah no, aspettate, qua c'è il prezzo, qua no, comunque non dovrebbe costare molto, intorno alle 2 euro, può essere questo, non lo so. Comunque avete capito che non costano tanto certi dentifrici. Questo 5,30 euro, un po' troppo, ma vabbè, per lavarsi i denti meglio utilizzare prodotti di marca buoni. 5,30 euro, vedete. Poi ho terminato, non per importanza, l'ultimo, poi vi lascio andare perché tanto ricarico tutti e due questi video che ho fatto, perché ne ho un altro che ho da caricare. Acqua alle rose idratante, poi questo qua che ho terminato, un Dove deodorante, vedete, questo flacone di deodorante 40 ml di prodotto, e anche questo non è male per niente, anzi mi toglie tutte le fastidie ascellari che ho. Complimenti, molto buono, top. Ci è piaciuto abbastanza, fenomenale. Poi ci è piaciuto, mio non uso un altro. Quindi vabbè, ogni tanto prendo anche questo che sarebbe mio, ma non faccio eccezione, cioè faccio eccezione per lei perché lei convive con me, ovviamente, quindi per lei posso anche chiudere un occhio perché tanto siamo io e lei, come suol dire, che non sa la mia storia, anzi se la sa. Scusate un attimo, ma non vedo cosa mi è caduto. Ah sì, mi è caduto il... Lascio andare, vabbè. Mi è caduto il dentifricio. Comunque, vi stavo dicendo, anche se c'entra poco, siccome che siamo soli, purtroppo mia madre non c'è più, mio nonno idem, non per lagnarmela, però è la verità. Quindi ogni tanto ci passiamo le cose tra di noi, quando le va a lei, che ha bisogno ovviamente, e gli passo il deodorante. Se no, lei usa altri tipi di deodorante, il Borotalco ad esempio, se no usa quello, o se no usa il mio, varie volte, alterna, voglio dire. Allora, acqua alle rose, questo qua è molto buono, l'ho quasi terminato, non del tutto, ma non mi ha fatto impazzire perché non era una crema chissà che, di quale cose, dico da quale pretese, quindi
la cestina perché alla fine mi ha un po' stufato, quindi ciao, tanti saluti e buon viaggio. Mi è piaciuta, ma non credo di andarla a ricomprare perché era troppo, troppo, scusate, troppo, troppo fastidiosa per i miei gusti. Sì, d'estate mi faceva sudare, quindi sul baffetto e no. Bene, ragazzi, è terminato il video. Io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto. Lasciatemi un like, un pollice in su. O altrimenti, non lo so, fate un po' come vi pare. E il video comunque è terminato. Commentino e attivate la campanella, tutte quante le notifiche, né nessuna, né personalizzata, ma tutte direttamente. Ragazze e ragazzi, vi raccomando, tutte quante. Va bene? Così vi può arrivare ogni mio video, ogni mio aggiornamento. Ciao, a presto, un bacio. Ciao, buona continuazione.